Assessore Signorino, parliamo oggi di promozione turistica, lo facciamo insieme all'ANSA. Sì, presentiamo l'esito di questa convenzione che sigliamo nella giornata di oggi per promuovere la città di Messina sul sito ANSA Viaggiart. Viaggiart è un servizio particolare che l'ANSA ha attivato da un annetto circa e che consente alle città di mettere in promozione le attività, le manifestazioni, gli eventi o anche le bellezze del territorio per attrarre flussi turistici. L'ANSA ha 13 milioni di utenti individuali al mese e diciamo, questo canale consente anche un maggiore impatto di tutte le notizie che possono riguardare la città, quindi pensiamo che sia un bel servizio per i turisti ma per la città anche. Grazie. Che impegno finanziario? 9.600 euro nette, più IVA. Fabio Tarantino, ANSART si apre anche a Messina, un progetto per promuovere le bellezze dell'Italia, nella fattispecie questa volta parliamo della nostra città. Sì, Messina ha deciso di spostare il nostro progetto, noi ci occuperemo per conto del Comune di promuovere attraverso il portale ansa.it, precisamente il canale tematico dedicato al turismo che è ANSA Viaggiart, tutto ciò che di rilevante si vuole promuovere di questo comune, quindi patrimonio culturale, cronoprogramma di eventi che il comune vuole promuovere attraverso i canali dell'ANSA, paesaggio, esperienze turistiche, itinerari, insomma fare in modo che attraverso la capacità di diffusione dell'ANSA si possa raggiungere più utenti possibili. Il portale ANSA.it ha dei numeri rilevanti, parliamo di 16 milioni di utenti unici al mese, circa 160 milioni di pagine visitate. In più questi contenuti verranno erogati anche attraverso uno strumento, un'app mobile gratuita che si chiama Viaggiart, che consentirà all'utente che arriva in loco, in base alla posizione geografica, alla geolocalizzazione, di avere un navigatore diciamo, culturale del territorio. Io la apro ad esempio in questa posizione e avrò intorno a me tutto ciò che riguarda il patrimonio culturale, il paesaggio e la possibilità di raggiungere ciascuno di questi elementi attraverso una guida turistica in tasca. Naturalmente la tecnologia non vuole sostituire gli individui, attraverso l'applicazione ci sarà diciamo, un contenuto veloce, rapido, poi dopodiché se l'utente ha bisogno di approfondire potrà contattare una guida turistica abilitata, quindi vuole essere solo un facilitatore sul territorio. La cosa interessante è che qui parliamo di un'app di carattere nazionale, non sarà l'app solo del Comune di Messina, ma il Comune di Messina che entrerà in un network di carattere nazionale. Questa applicazione servirà anche ai messinesi stessi che potranno scaricarla per andare a visitare l'intero patrimonio culturale italiano.